siamo gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli. Sono qua, sono tornato. Come va? Tutto bene? Bene, io sto bene, come mi vedete? Sono in formissimo. Sono calato, mi sono messo un po' a dieta, mi fa sempre bene. Le feste si avvicinano, stiamo entrando in dicembre, quindi feste vuol dire vigilia, Natale, Santo Stefano, l'ultimo, il primo. Non finiremo mai di mangiare. Vogliamo parlare un po' di pesce? Cosa ne dite? Tanto ci sta sempre bene, no? La vigilia, o il giorno di Natale, o l'ultimo, il primo. Parliamo un po' di pesce, no? Dai. Come vedete, qua ho preparato tutto il mio ornamentario. Qui vedete, qua c'ho già il mio alberino di Natale. L'abbrocco con il vino nuovo. Questo qui è lo stemma di Faenza. Lo faentino, lo magnolo, il doc. Le radici della mia terra. Qua ho preparato delle castagne con il rum, le noci di stagione. Ma come vi dicevo, parliamo di pesci. Guardate che bel branzino. Questo qui è un branzino fresco sui 750 grammi. Vedete, è bello, brillante. Come si riconosce un pesce allevato da un pesce pescato, diciamo, con le reti, mentre gli allevamenti, si sa, solitamente sono fatti in mare, sono grandi reti dove ci stanno questi pesci dentro, che stanno lì e nuotano, e fanno poca fatica a procurarsi il mangiare perché gli viene dato. Quindi sono pesci di allevamento, sono sempre un po' più grassi del pesce pescato, hanno 15-20% in più di grasso, però non è quel grasso, quell'omega 3 che noi conosciamo, ci fa tanto bene. C'è tanto omega 6 anche, che è un grasso un po' meno buono per noi, però sono sempre ricchi di proteine e fanno molto bene. Quindi, parlando del nostro branzino, come riconosciamo noi la freschezza del prodotto? Intanto guardiamo il colore, vedete, è un bel colore, sul grigio tendendo un po' al verde, le squame sono belle piantate, non cedono alla mia pressione, al mio contro squama. Vedete, è bello, rosso, vivo, vivace, le branchie le ho tolte ma erano molto belle, dentro deve essere la carne, qui deve essere bella, soda, consistente. Questa è la prima indagine che facciamo. L'occhio, guardate, l'occhio deve avere una bella pupilla nera, deve essere convesso, praticamente deve sporgere leggermente, a differenza di più il tempo passa, più i giorni passano, la prima cosa che il primo danno che subisce chiaramente il pesce è la testa, quindi diciamo l'occhio tende a diventare convesso, ad appiattirsi, mentre quando è fresco rimane bello, bello concavo. Quindi la nostra indagine prosegue. Vedete le pinne, queste pinne qua in un pesce pescato sono molto più grandi. Questo determina che il nostro è un pesce d'allevamento, perché la pinna è piccola, perché il nostro pesce, il nostro branzino, non ha avuto bisogno di contrastare. Vedete, anche la pinna caudale è corta, non ha bisogno di contrastare le correnti marine, quelle vere, diciamo. Stando in un habitat chiuso, è una rete, insomma, circola sempre lì, non ha bisogno di molta forza per andare. Quindi voi vi chiederete, qual è, cosa dobbiamo scegliere quando andiamo al supermercato o in una pescheria?
tanto ci dobbiamo fidare di chi ce lo vende. E questo è un atto di fede totale. Però possiamo già controllare, noi a vista non ce lo daranno mai in mano da controllare, però così a occhio possiamo vedere la composizione, come si presenta questo pesce, no? Se ci abbassiamo un po', vediamo, guardiamo l'occhio, guardiamo la brillantezza. E il pesce, chiaramente il pesce fresco non odora di pesce, diciamo odora di acqua di mare, odora anche di fresco e anche quando lo mangiamo. Altra cosa che vi voglio dire è come lo prepariamo questo pesce. Io sono sempre per la semplicità delle cose, che se il pesce è fresco, quindi è buono, tra virgolette, dobbiamo mascherarlo il meno possibile. Quindi io, se fossi in voi, mi fiderei sempre di chi mi vuole somministrare al ristorante quei pomodorini, quei capperi, le acciughe, al cartoccio. Io mi chiedo sempre: cosa devi nascondere quando mi metti tutte queste cose? Perché non mi vuoi fare provare, sentire il profumo di questo pesce fresco? Come mai? Allora adesso, con questi pochi ingredienti, vi farò vedere come preparo io questo branzino. Gli ingredienti sono tre: olio extravergine d'oliva, sempre quello della zia Anna Rosa, che ringrazio per queste forniture, io amo la zia Anna Rosa. Come vi dicevo, olio extravergine di oliva. Ho preparato questo sale da odore, sale profumato, vedete? Sale, pepe con tutte le spezie, salvia, rosmarino, ci ho messo anche un po' di buccia di limone grattugiata, una cosa molto semplice ma molto buona, e un po' di rosmarino fresco. Questi sono gli ingredienti che useremo oggi e lo facciamo al forno, quindi la cottura più neutra assieme all'acqua calda, al lessato, diciamo. Il forno è per me il top per la cottura, la preparazione di questi pesci. Quindi mettiamo un po' di olio nella nostra teglia, appoggiamo il nostro bel branzino, lo saliamo. Io vi consiglio sempre di non togliere, di non squamarlo mai, perché la squamatura, cosa succede? La squama si rimane tutto così, fa un po' da coperchio, lo ripara dalla violenza del forno, no? Che potrebbe cuocere molto la parte esterna e lasciare indietro la parte interna, perché se tu lo squami la pelle diventa sottilissima, mentre lasciando le squame queste tengono una cottura, fanno fare una cottura più armonica, più normale, distribuita bene su tutto il pesce. Il pesce deve essere anche cotto, ma non troppo. Praticamente quando lo andiamo a pulire ha la stessa consistenza quasi della panna cotta. Un po' burroso, si apre bene, si toglie bene dalle squame, profumato. Solitamente a volte ti capita, no? C'è il detto, carne cruda e pesce cotto. Pesce va cotto di giusto, non troppo, se no diventa stopposo, sapete quando a volte succede. Il rosmarino lo mettiamo qua dentro, in modo che distribuisca un po' di sapore, vedete? Chiudiamo, quello rimanente lo mettiamo qua fuori. Guardate, la semplicità di questa ricetta è disarmante. Però se il pesce è fresco, questo per me è il miglior modo per cucinarlo. Poi lo prendiamo, vi ho detto 750 grammi, quindi avrà una cottura che va dai 20 ai 25 minuti, comunque sui 22 minuti potete provare a vedere la consistenza e poi vi farò vedere da dove si capisce
se il branzino è cotto, è pronto oppure no. Ora lo inforniamo, ecco qua, forno a 200 gradi e ci vediamo fra un po'. Siamo pronti, sono passati 25 minuti circa, ora controlliamo se il nostro branzino è cotto, per me sì. Che buon odore, vedete? Bello, perfetto, non ha avuto bisogno di nient'altro. Sale profumato, un filo d'olio, ora controlliamo. Togliamo la testa. Dopo anche la testa verrà ripulita, ce la giochiamo a sorte. Io e la mia regista Laura. Vedete come si apre bene, la pelle è fatta da coperchio. A questo punto, se volete capire se il nostro branzino è cotto, controllate che i due filetti, vedete, io le dita cotte, i filetti si staccano molto bene, quindi possiamo procedere con la pulitura. Guardate, vi faccio vedere, vedete com'è bello pulito, perfetto. Ora mettiamo questo piatto di portata. Guardate la morbidezza di questo branzino. Vedete? È tenero come il burro. Qui c'è il nostro rosmarino che gli ha donato un po' di profumo, non ha coperto niente, perché se il pesce è fresco e buono è così tutto naturale. Qua c'è la vischia, vedete? Guardate come si separa bene dal resto. Vedete? Semplice, naturale. La sua forza e la freschezza. Ora sta arrivando di moda. Insomma, un tentativo, non so se ne avete sentito parlare, i famosi pesci stagionati, frollati, da cui viene tolto tutto, viene tolta tutta l'umidità. Ma io l'ho provato, devo essere sincero. Il mio giudizio è che c'è ancora un po' da lavorare, sarà sicuramente il futuro, ma io da cuoco legato alle tradizioni rimango legato a queste cose, quindi una volta che l'abbiamo cotto, per me il pesce è fresco, mettiamo un po' di sale, un po' di pepe. Dopo va a vostro gusto personale, e un po' di olio buono, guardate che bellezza, ecco qua, il nostro branzino è pronto, tutto naturale, fresco, freschissimo, e noi andiamo a tavola così oggi, è stato bello rivedervi, che dire, ho già l'acquolina in bocca. Alla prossima puntata. Se non ci vediamo prima, tanti auguri, ma penso che ci vedremo anche prima. Ciao ragazzi.
Dimenticavo, prima di andare a tavola con questo spettacolare pranzino, volevo dirvi: chiamatemi, nel senso contattatemi, fatemi le domande che volete, risponderò a tutti, casomai non immediatamente ma più presto, e così ci teniamo in contatto, ok? Ciao ragazzi, a presto!